Ciao a tutti, siamo di nuovo qua, noi del campionato nazionale di Rimini, siamo alla palestra Sforza, ci sono due squadre, l'Andezeno alla nostra destra e la Savinese di Arezzo alla nostra sinistra. Dopo il saluto di rito, due paroline da parte degli allenatori, della squadra dell'Andezeno, le ultime rifiniture, le ultime cose dove dovrà dire tutto l'allenatore, il fischio dell'arbitro e fra poco andranno in campo e giocheranno le ragazze. Forza ragazze, mi raccomando, mettetecela tutta. Vediamo anche il dirigente di lato, un po' preoccupato per la prima partita del giorno. Ed ecco che andiamo dal... guardate, anche il primo arbitro che controlla le formazioni attentamente, perché non deve assolutamente sbagliare, e la squadra praticamente della Savinese è già in campo, l'allenatrice anche lei è preoccupata, però ride, sorride, vuol dire che sa il fatto suo. Abbiamo anche la panchina con... abbiamo il segnapunti, guardate, segnapunti, ufficiale refertista e il segnapunti. Abbiamo la panchina con la dirigente e poi tutte le ragazze, ma mi hanno detto che c'è stata una ragazza che non si è sentita tanto bene in questi giorni. Mannaggia, ma almeno qualche punto l'hai fatto? Hai giocato? No. Oh, che peccato. Ma cosa pensi adesso, che la tua squadra adesso vince questa partita? Certo. Certamente. Ma vi state divertendo? Sempre. Ma quel coso lì che cos'è? Ma è il vostro portafortuna, ma come si chiama? Guizzo. Come? Guizzo. Bello, è una cosa verde lì, una tartaruga. Sugli spalti invece, vediamo sia i genitori che le squadre che giocheranno dopo, che saranno la National Quintiglia di Roma e il Giro Volley Roma, sarà un derby molto 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 contenuto, però nello stesso momento accalorato. Ed ecco la prima battuta. Questa squadra gioca con il pallone più leggero ed è del volley spugno. Il primo punto per l'Andezeno per un'infrazione a rete della ragazza. Adesso l'Andezeno inizia la battuta con il numero 2. Vediamo come sarà questa battuta. Bellissima battuta, ricezione perfetta, alzata e schiacciata e punto! Ed ecco il primo punto che fa la Savinese di Arezzo. Vediamo sugli spalti tutti preoccupati, perché giocheranno contro anche poi in seguito a queste squadre. Gli allenatori stanno guardando e osservando tutte le mosse possibili, immaginabili, che dovranno fare. L'altra battuta, ricezione, palleggio. Aiaiaia, un'invasione da parte dell'Andezeno e punto di nuovo alla Savinese di Arezzo. Facciamo ancora un'inquadratura di tutto il campo. Invece che out, l'allenatore ha sbagliato tutto, ha gridato un out ed era dentro nettamente. E poi danno la colpa agli arbitri che non vedono nulla. Vi salutiamo dalla palestra Sforza e arrivederci al prossimo. Alla prossima volta.